nostri musei, proprio perché volevamo dare ai giovani una possibilità in più di avvicinarsi alla cultura, come offrendo a loro e non agli ultra 65 anni, che sono gli unici che ormai detengono reddito in Italia, una possibilità di poter fruire gratuitamente della cultura. Ma questo perché, appunto? Perché attraverso i social noi stiamo cercando di avvicinare i giovani ai musei, con iniziative che vanno anche ad intercettare quello che è la richiesta che viene dai giovani. Cosa ci chiedono i giovani? Di poter fruire una visita del museo in un orario inconsueto, in un orario rivolto più alle ore notturne che a quelle diurne, e anche per questo abbiamo dato una risposta per cui i principali musei italiani, ormai da luglio, ma devo dire che è un esperimento che avevamo portato avanti già l'anno scorso, sono aperti adesso stabilmente un giorno a settimana, i principali musei sono aperti fino alle 22. È poca cosa, è vero, vorremmo proseguire con un orario più ampliato, con più ore di apertura, magari spostandolo fino a mezzanotte. Vorremmo che fossero tutti i nostri musei a poter fare un orario di questo genere, ma non abbiamo le risorse, perché per far questo dobbiamo intanto incentivare la partecipazione dei dipendenti su base volontaria, perché è su base volontaria, pagando un progetto e non pagando lo straordinario come nel resto dei paesi europei invece a piedi. Da noi ogni apertura che riusciamo ad ottenere va mediata e va coordinata con le organizzazioni sindacali. All'estero questo non avviene, perché ormai se tutto è esternalizzato non esiste nemmeno più personale dei ministeri all'interno. Quindi è veramente ancora molto lungo il percorso che dobbiamo fare. Abbiamo in mente di organizzare, però, pur con queste difficoltà, richiedendo ancora la volontarietà delle persone, di proseguire su questa scala e su questa rete, soprattutto delle persone che si occupano dei social. Quindi metteremo senz'altro a disposizione tutti i profili, in maniera che così tra voi si crei questa famiglia, questa community dei social. Ma diciamo che sono pochissime le regioni che ad oggi hanno dei profili social, sono appena 10 regioni, e in ogni regione sono pochi i musei, quindi è veramente un percorso ancora molto ampio da portare avanti. E cosa, con quale promessa e con quale futuro? Diciamo che nella storia del Ministero, due sono i ministri, io ricordo, che avessero un profilo social e che lanciavano dei messaggi con questo modo inconsueto di comunicare. Uno sicuramente è il ministro attuale Franceschini, il precedente anche usava questa stessa tipologia Brai. Ma diciamo anche che un'altra cosa che ho constatato dall'interno della pubblica amministrazione, io ho constatato che voi siete riusciti a cambiare il modo di comunicare in Italia. Mentre un tempo si ricorreva a un comunicato stampa per comunicare qualcosa, oggi si ricorre ai social. Il Presidente del Consiglio, appena termina il Consiglio dei Ministri, non fa un comunicato stampa. Il comunicato stampa viene messo il giorno dopo sul sito, lancia un tweet e dice subito come si è concluso l'esito fondamentale del Consiglio dei Ministri. Quindi, per dire cosa, veramente la velocità con la quale si interagisce sui social sta mutando il modo di comunicare, sta mutando anche il contatto, e lei da giornalista forse ce lo potrà dire, e adesso la intervistiamo noi anche in questo senso. Cioè, noi stiamo verificando, io non uso più il comunicato stampa per diffondere notizie, io ormai uso lanciare la notizia sui social. In questo modo, più la famiglia dei social si sviluppa, più la community si sviluppa e più noi riusciamo a raggiungere fasce
della popolazione che altrimenti non raggiungeremo, perché oggi alcune forme di comunicazione che una volta erano le uniche, tipo la lettura del giornale, non avviene più. Oggi i ragazzi non leggono più il giornale. È un modo del tutto inconsueto per un giovane di informarsi. Quindi, se sono i giovani che noi vogliamo all'interno dei musei, noi ci dobbiamo rivolgere sicuramente in una maniera diversa. L'ultimo incontro, io volevo portare il ministro alla riunione che abbiamo fatto sui social, e ve l'ho detto, c'eravate poi voi. Voleva venire, però ha avuto un consiglio dei ministri, mi sembra che l'avesse trattenuto, ma era... Creiamo la prossima occasione. E perché questo voleva il ministro? Perché si rendesse conto che c'è un problema serio da sviluppare. Allora, sicuramente qui occorre una modifica, cioè la funzione pubblica deve creare questa figura, ma ripeto, non è facile in un momento in cui anche altri paesi che noi consideriamo all'avanguardia su questo invece si trovano esattamente nella stessa nostra situazione. E questi incontri che ho avuto non sono incontri di anni passati, sono incontri di qualche mese fa. Quindi quello che vi dico è assolutamente certo, cioè è un'evoluzione tale che voi avete creato la stessa velocità con la quale dialogate immediatamente e comunicate un messaggio, e le normative dei vari paesi non si sono ancora adeguate nei tempi, perché siete andati talmente velocemente che l'amministrazione burocratica più o meno che possa essere, e quindi vincolata da rigide regole, ancora non ha fatto in tempo ad adeguarsi. Quindi, detto questo, proseguite con questo entusiasmo e con questa lena. Gran parte dell'amministrazione è con voi. Sappiamo che soprattutto ciò che non si controlla non piace a molti, e voi non siete facilmente controllabili. Ecco perché non siete amati troppo da tanti colleghi che sono ormai anche di generazione un po' agente, diciamo, e quindi è questo essenzialmente il motivo delle difficoltà che voi avete. Siete delle figure non chiaramente identificabili, inquadrabili, controllabili, e quindi come tale sfuggite al controllo. Più vi si boicotta e meglio si sentono. Però rispetto a queste persone ce ne sono tante altre che invece vi sostengono, e per queste sicuramente io cercherò di fare di tutto perché questa figura venga riconosciuta, perché attraverso questa figura si creino anche, noi abbiamo un problema generazionale fortissimo, che è quella dell'occupazione giovanile. Questo potrebbe essere quella forma, quel modo occupazionale appunto per dare nuove opportunità di lavoro, ma che si ripagano da sole, perché se il museo oggi introita i fondi dei biglietti che stacca, e sappiamo che i biglietti ormai vengono staccati per tutte le età, a quel punto la figura si ripaga da sola. Quindi anche in questo senso questa nuova riorganizzazione del Ministero, che prevede questo sganciamento della valorizzazione e dalla tutela, laddove ogni museo è incentivato a far meglio e di più per avere un numero maggiore di fruitori del patrimonio culturale, forse questo può essere il modo per creare quel lavoro che oggi manca e di cui abbiamo bisogno, perché i numeri dei visitatori che noi abbiamo sono assolutamente modesti. In alcune regioni poi sono assolutamente inadeguati. Se pensate che tutto il sud nei siti statali fa appena 7 milioni di visitatori, ma di questi 7 milioni 6 milioni li fa soltanto la Campania, ma 5 milioni è Pompei e Napoli. Quindi immaginate le restanti regioni del Mezzogiorno quanta pochissima incidenza hanno come numero di visitatori nei musei, e sappiamo che l'Italia è il paese dei 50 siti UNESCO su 981, ma è il paese che sta perdendo sempre più competitività per quanto riguarda il turismo. Quindi a voi
questa rimessa questa possibilità di rilanciare il nostro paese in termini occupazionali e forse appunto attraverso gli introiti da bigliettazione i musei si autofinanzierebbero queste figure nuove. Assolutamente, beh, grazie mille direttore. Sì, prego, prego. Solo una cosa velocissima che nel senso magari è scontata. Chi si occupa adesso all'interno del Ministero di questo tipo di comunicazione è prevalentemente un archeologo o uno storico dell'arte e lo fa perché è convinto che comunicare correttamente quello di cui si occupa le varie sovrintendenze abbia delle ricadute positive e sia in qualche modo doveroso, insomma, come si critica la comunicazione sbagliata. E credo che noi siamo convinti che la mediazione culturale, la mediazione archeologica, visto che stiamo parlando di questo, sia molto importante. Per cui queste figure, quello che volevo sottolineare è che l'importante è che un conto è richiedere del coordinamento, richiedere alcune modifiche, richiedere riconoscimento. Dopodiché è ovvio che noi il nostro lavoro lo facciamo perché è una cosa in cui crediamo, insomma, e che quindi sì, qui diciamo che forse la strada migliore è appunto valorizzare le tantissime professionalità, le tantissime persone che lavorano già all'interno del Ministero e che lo fanno volentieri, ecco, questo era quello che volevo. Ma mi pare che lo scoglio principale in questa fase, perché la strada è lunga, come abbiamo detto, sia questo, scoordinamento nazionale locale, come lei ha detto, molte persone per la giornata di maggio sono dovute venire in ferie da lei. E dall'altra parte qui si parlava delle giornate del patrimonio, se non ricordo, comunque di iniziative prese a livello centrale del Ministero che poi sono state sfruttate poco a livello locale. Ma forse anche con la riforma e anche la creazione di questa direzione generale per i musei, questo scollamento dovrebbe poter almeno in parte essere riaccorpato, perché mi pare che sia questa la cosa più importante, che ci siano delle, anche a livello generale, non solo sui social network, che ci siano delle iniziative generali a livello di ministero che però poi non vengono seguite come potrebbero essere seguite da tutta l'amministrazione generale a livello statale. Allora, tutto quello che noi facciamo, le giornate europee del patrimonio le abbiamo annunciate 20 giorni prima, l'abbiamo messa sul sito del Ministero, abbiamo fatto le circolari, quindi è vero che manca il momento forse della community, però tutto quello che il Ministero fa lo rende noto. C'è forse poca motivazione da parte delle amministrazioni periferiche, chiamiamole così, di seguire le iniziative a livello centrale. Questo però è anche un sollecito a voi, in quel senso io parlo di direttive, cioè la direttiva deve essere che dal centro dicono all'istituto periferico: guardate, dovete parlare con i vostri responsabili della comunicazione social e passare queste informazioni. Perché altrimenti poco, nel senso bastava, allora da me per dire esiste un fittizio anche lì, ufficio comunicazione, per cui la persona che si occupa dell'ufficio comunicazione e che riceve la